Come creiamo una super copertina per YouTube accattivante? Come sapete, per vivere di musica su YouTube dovete prima innanzitutto creare un canale monetizzato. Cosa significa monetizzato? Significa avere 1000 iscritti e più di 4000 ore nell'arco dei 12 mesi. Divisione dei vostri video, quindi ciò cosa significa? Che bisogna pubblicare, pubblicare, pubblicare spesso e quantità giuste, contenuti di qualità. Ok? Questo è l'importante, le basi, questo ve lo diranno tutti. Però, per far sì che il vostro video venga visto, la prima cosa che compare nel feed è esattamente la vostra copertina. Quindi, più la copertina è accattivante, più la gente è interessata a guardare quello che c'è all'interno del vostro video. Vi faccio vedere oggi brevemente come si crea una copertina accattivante. È semplicissimo, non c'è necessità di essere dei grafici, ok? Bisogna scaricare sì Photoshop, quindi Photoshop ha un costo di 9,99 euro al mese, quindi ci mancherebbe, non sarà una cifra di questo genere a rovinare le nostre finanze, ok? Quindi 9,99 euro Photoshop si scarica, è online, quindi si lavora direttamente, a me si scarica solo un'applicazione. Io uso Mac perché preferisco, però si può fare anche per PC. E dopodiché il resto è abbastanza semplice, ve lo faccio vedere. Ok, ora vediamo come scontornare una foto. Scattiamo la foto, la importiamo all'interno del nostro programma, quindi Photoshop, e ora cerchiamo di scontornarla, vi faccio vedere. Si usa questo oggetto, se non lo trovate, questo oggetto lo trovate in fondo. Ok, selezione, come vedete. Noi usiamo in alto il lazzo. Ok, dopodiché stiamo più vicini possibili, ma senza esagerare, al contorno della figura che vogliamo scontornare. Quindi continuiamo così fino in fondo. Ta 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 ta, arriviamo alla fine e chiudiamo. L'intelligenza artificiale lavorerà, lavorerà, lavorerà. Ok, come vedete l'ha selezionata. Ora noi andiamo a fare selezione inversa e semplicemente clicchiamo il tasto Canc e voilà. Eccola qui fatta. Poi andiamo con la gomma magari a sistemare le eventuali imperfezioni. E poi abbiamo scontornato semplicemente la foto, ci abbiamo messo veramente un minuto. Come avete visto, abbiamo scontornato una foto in veramente un secondo, quindi non serve altro che scattarsi una foto divertente che vi piace oppure prenderla direttamente come screenshot dello schermo del vostro video. Prendete la foto che vi piace di più, la scontornate e dopodiché, aprendo l'immagine su Photoshop, a quel punto la si decora per esempio con dei loghi. Partiamo, vi porto l'esempio del logo di YouTube, questo. Cerchiamo per esempio il logo di YouTube, si chiama Free Pick, come vedete. Entriamo, ok, clicchiamo ovviamente sul primo risultato. Una volta dentro, scriviamo nella barra di ricerca il logo che cerchiamo, in questo caso logo, figura, qualunque cosa. In questo caso noi cerchiamo il logo di YouTube. Una volta che siamo all'interno, scegliamo PSD che è il formato di YouTube, scusate, di Photoshop, e a questo punto siamo dentro, eccoli lì. Adesso noi scegliamo questo qui, per esempio, circolare, ci piace tanto, ci clicchiamo sopra e lo andiamo a salvare. Guardate, download, ti dice diventa premium se vogliamo pagarlo, ma sotto alcuni hanno il download gratis, come vedete. Quindi lo si scarica, si attende ovviamente che si scarica, lo apriamo, adesso vi faccio vedere, lo apriamo. Voilà, arriva un formato zip che viene appunto unzippato. Dopodiché c'è una cartella che al suo interno contiene l'immagine JPEG o l'immagine PSD. Noi apriamo l'immagine PSD, è così che vada direttamente su Photoshop. E andiamo, guardate, ok, clicchiamo OK e andiamo semplicemente a togliere lo sfondo che è già un livello diverso. Quindi basta, vedete, così, chiudendo l'occhiolino, diciamo. Dopodiché si salva l'immagine. Questo poi lo potete fare con tantissimi altri loghi, tantissime altre figure, perché questi siti,
comunque sono veramente, veramente intuitivi e semplicissimi. Si scarica, si porta all'interno di Photoshop, si scontorna o si fa quello che si deve fare e le si mette all'interno della vostra immagine con due o tre scritte come preferite. Quindi è molto, 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 molto semplice. Al prossimo video. Ah, se avete domande, iscrivetevi anche.